Si riparte per la stagione sportiva 2013-2014 e si riparte da mister Maurizio Sarri. Un mister Maurizio Sarri che il 2 giugno, quando ci congedammo per la scorsa stagione, ci aveva assicurato che sarebbe stato con noi anche in questa, però poi l'estate a un certo punto aveva dato segnali diversi, questo contratto che non veniva rinnovato, poi ci avete spiegato ovviamente il perché, però alla fine è arrivata la firma, è arrivato un biennale che ti ha gratificato molto e si riparte mister quest'oggi. Sì, si riparte, io sono contentissimo di ripartire da Empoli, perché poi tutta la telenovela del contratto in realtà era tutta normalità, uno è che aveva un impegno un giorno, uno aveva un impegno un altro, ma è stato tutto abbastanza semplice, anche abbastanza veloce, non ci sono state grandi trattative, è stato molto semplice anche perché c'era la ferma volontà da parte di tutte e due di proseguire in questo lavoro e c'era entusiasmo anche da parte mia di rimanere, pur sapendo che si poteva andare incontro a una stagione molto più difficile, come succede spesso dopo stagioni importanti, dopo stagioni in cui la squadra fa risultati inaspettati. E stasera bisogna guardare la classifica e capire che siamo tutti a 0 punti, e si riparte da capo, e per noi è una stagione difficile perché l'anno scorso siamo stati molto bravi nel reagire a una grande difficoltà, però certe prerogative mentali come l'applicazione della cattiveria era anche facile trovarle, perché questo gruppo era in difficoltà da 14 mesi. E ora veniamo da una stagione diversa e per mantenere lo stesso livello di applicazione, di cattiveria mentale, di voglia di far bene, ci vuole un'intelligenza mostruosa. E questa intelligenza ce la devono mettere principalmente i giocatori più esperti e per tirarsi dietro gli altri. Questo è un campionato che non concede di giocare con una determinazione del 90%, perché in Serie B il 90% perdi a tutti. E non ci sono i divari tecnici della Serie A e quindi le partite sono molto più equilibrate, e se non ti presenti in campo al 100% è difficile con tutti. Si tira una riga, questo è vero, si riparte a testa bassa, a fare spenti, però insomma si ricomincia, mister, in maniera totalmente diversa, no? Da come si partì lo scorso anno. Lo scorso anno fu veramente un dover iniziare qualcosa, un cantiere aperto da costruire mattone dopo mattone. Oggi si riprende un percorso comunque lasciato là, con una squadra praticamente fatta, un'ossatura che comunque già c'è, un gruppo forte e consolidato anche a livello mentale e di unione. A livello di unione penso di sì, poi a livello mentale, te l'ho detto, ci sono delle reazioni a volte anche inconsce, inconsapevoli, che ti portano a accontentarsi di quello che stavo fatto, e qui sarebbe la nostra problematica. Io penso che la mentalità a questo gruppo in parte gliela devo dare io, in parte gliela deve dare la società, ma poi questo gruppo è un gruppo che vive in un ambiente. E quindi se l'ambiente non la pensa esattamente come l'allenatore e come la società, i problemi vengono fuori a catena. È un gruppo che deve ripartire per salvarsi, avere la voglia di fare qualcosa in più, ma sapere anche che con pizzico di umiltà in meno si va incontro a problemi. L'ambiente ci deve aiutare, perché secondo me se la stampa e il pubblico tutte le domeniche paragoneranno la prossima squadra a quella dell'anno scorso, sarà un problema. Guardando mister reparto per reparto, direi che a livello portieri insomma si abbonda quasi, a livello attacco Tavano, Maccarone, Levan, Shekilazze, Pucciarelli. Difesa e centrocampo sono due reparti che invece potrebbero vedere delle uscite, potrebbero vedere gli arrivi. A che punto siamo, cosa magari chiedi, cosa ti aspetti, se invece siamo già a buon punto? Sai, quello mi aspetto io ha po' significato, poi dipende tutto dall'evoluzione del mercato, perché chiaramente quando giocatori di questa categoria sono richiesti dalla categoria superiore è giusto che facciano la valigia e vadano via subito, immediatamente, perché poi è dura avere la mentalità per continuare a giocare in Serie B. Quindi vediamo che evoluzione subirà il mercato e vediamo quello che avremo bisogno in base all'evoluzione. In questo momento penso che la squadra ha bisogno di sostituire due giocatori, sono partiti. Partito Regini dietro, è stato per noi un giocatore importantissimo, determinante in una fase della stagione, e quindi penso che in questo momento abbiamo bisogno di un difensore centrale, anche in relazione all'inizio di stagione per Pratali non sarà sicuramente semplicissimo, perché viene un infortunio importante, e abbiamo bisogno di un trequartista per cercare di ripartire dal lavoro che abbiamo fatto l'anno scorso.
se poi non sarà possibile avere queste soluzioni, come ho detto ai ragazzi, non buttiamo via il lavoro fatto l'anno scorso, ma stiamo anche una mente pronta a cambiare. Ecco, in relazione a questo, in queste ore dovrebbe chiudersi il discorso con Simone Verdi, anche qui è un discorso portato molto per le lunghe. Io vorrei chiederti un tuo giudizio personale su Verdi. Allora, io Verdi ogni volta che l'ho visto giocare ho avuto la sensazione di un ragazzo a grandi potenzialità, grandi mezzi, però sono sempre uscito dalla partita con la sensazione che abbia inciso nella partita in maniera minore rispetto alle grandi potenzialità che ha. Quindi se arriva Verdi, il grande lavoro da fare è cercare di mettere queste potenzialità tecniche che sembra avere, e di farle diventare concrete e di metterle al servizio della squadra. Poi è chiaro che se tutte le domeniche in cui Verdi va in campo si fa il paragone a Saponara, gli volete il male. Certo, indubbiamente. Tanto so che in sala stampa ti hanno fatto una domanda, una battuta su Saponara, ti chiedo anche io che effetto ti ha fatto, insomma, vederlo vestito, in quel caso era di giallo, ma insomma di rosso nero a Milano. Guarda, io in sala stampa ho detto che non ho delle figlie femmine, ma la sensazione sta come vedere una figlia che si sposa con uno e ti sta sui coglioni. Il presidente però ha cercato di smorzarla, ma la mia non era per voler dire che il Milan mi sta sui coglioni, era solamente il magone che mi ha lasciato addosso e vederlo con un'altra maglia. Qualsiasi la maglia fosse stata, mi avrebbe fatto lo stesso tipo di effetto. Dei ragazzi nuovi che sono arrivati, in particolare Mario Rui, Ronaldo Pompeo, gente che ha insomma della latta, gente che ha già esperienza a livello professionistico, cosa sai, come li conosci e come li vedi? Non conosco molto, io della latta non l'ho assolutamente mai visto giocare, la società me l'ha messa a disposizione per valutarlo e quindi vuol dire che la società ci vede qualcosa e quindi lo vedremo nei prossimi giorni. Mario Rui l'ho visto qualche volta in più. Il giocatore mi ha lasciato la sensazione di avere buona tecnica, buon piede, gran calcio nel sinistro. È un giocatore che forse è ancora da migliorare nella fase difensiva, però visto la giovane età penso che si possa arrivare facilmente a migliorarlo. Ci ho parlato, gli ho detto in questa fase della preparazione iniziale farà lavoro di reparto, farà lavoro di linea. In un secondo tempo proveremo anche a farlo giocare più alto e a cercare di crearci un giocatore che ci possa risolvere un paio di situazioni. Ronaldo lo conosco meno, contro di noi l'anno scorso nella partita d'andata con il Grosseto entrò, ma mi sembra gli ultimi 20 minuti, l'ho visto in una partita, mentre stavamo preparando la partita, mi sembra un Novara-Grosseto, però l'ho visto in un contesto diverso dal nostro, stavano giocando con due mediani davanti alla difesa, lui faceva praticamente un lavoro da centrocampista abbastanza bloccato, una partita e poi per la sua squadra sta anche di sofferenza, quindi non ho tantissimi elementi per andare a una valutazione seria e obiettiva, quindi lo vedremo anche lui in questo periodo di preparazione e poi vediamo se può fare l'interno, se può fare solamente il vertice basso, vediamo un po' nei prossimi giorni. Senti, la faccia la metti te e la metterai sempre te durante la stagione, però era importante ripartire anche dal tuo gruppo di lavoro confermato in blocco, perché insomma, come mi dicesti a telefono quando ci siamo sentiti, è importante continuare un lavoro con queste persone. Ma sai, io qui ho trovato uno staff importante dal punto di vista professionale, ma uno staff importante anche dal punto di vista umano. E quindi è chiaro che si è creato dei rapporti sia professionali sia umani che secondo me sono importanti perché poi si trasmettono a tutto il gruppo. Gruppo importante a cui si è aggiunto quest'anno una figura che penso ci possa dare una mano, è un gruppo che secondo me... Chi sarebbe la figura? Anche dopo te lo dico, la stampa dovrebbe rimarcare in maniera... nettamente più importante, perché è vero io poi tiro le fila del lavoro, ma è anche vero che poi io a questi durante la settimana chiedo 11-12 ore al giorno di lavoro a tutti, quindi fanno dei sacrifici enormi e portano avanti una mole di lavoro enorme. La figura nuova è Francesco Sinatti, è un preparatore specializzato in prevenzione infortuni e quindi sarà quello che avrà cura di preparare dei lavori individuali per i singoli giocatori in maniera da creare presupposti per evitare certi tipi di infortuni, altri chiaramente sono inevitabili,
una figura che poi, in base alle caratteristiche dei giocatori, in certi allenamenti si cercherà, con certi giocatori per caratteristiche che soffrono certi tipi di lavoro, di raggiungere lo stesso obiettivo con lavori alternativi. Quindi un tipo di lavoro l'anno scorso abbiamo un po' tralasciato, non per colpa di nessuno, ma perché avevamo un preparatore solo per 30 giocatori e quindi era per noi difficile arrivare poi a grandi individualizzazioni dei lavori. Quindi quest'anno cerchiamo di fare qualcosa in più, cerchiamo di diminuire le giornate perse per infortuni. L'anno scorso sono state decisamente troppe, anche se poi di fronte a sei operazioni per infortuni traumatici non c'è prevenzione e tenga. Senti, per chiudere, oggi è stato il giorno, insomma, dei saluti, delle interviste, da domani si inizia a lavorare. Come si svilupperà il programma in questa prima fase di ritiro? Senti, domani facciamo test, quindi domattina dall'8:30 un po' a gruppi di 6 giocatori arriveranno al campo. Noi speriamo di finire test entro le 5 in maniera da fare anche un piccolo allenamento interlocutorio in campo a fine pomeriggio. E poi da domani l'altro cominciamo la prima settimana, il primo ciclo, diciamo, più che settimana di lavoro. Facciamo in questo ritiro 3 cicli, primo da 7 giorni, secondo sempre da 7 giorni e terzo da 9, preparazione mista. Quindi nel primo ciclo sono previste 3 sedute aerobiche, 3 di forza e 1 di lattacido. Secondo ciclo è simile, il terzo ciclo è quello più pesante dal punto di vista della mole del lavoro e quello si concluderà poi 3 d'agosto alla fine, con la fine del ritiro. La struttura della preparazione è simile a quella dello scorso anno, i lavori e carichi di lavoro leggermente diversi, qualche attenzione in più a momenti di recupero.